Bellissima giornata con il raduno del Vespa Club, con la benedizione delle Vespe e anche l'inaugurazione del museo. Sì, giornata d'inizio, una giornata speciale, che durante la nostra benedizione ci sarà la famosa apertura del museo, Museo delle Vespe, Casa della Vespa, e l'inaugurazione della nuova associazione Casa della Vespa. E che dire, siamo in tanti, come ogni anno la benedizione raccoglie, hanno proprio bisogno di essere benedetti questi vespisti e fanno bene. E nulla, siamo in tanti e siamo ben contenti, abbiamo avuto modo di raccogliere molte adesioni quest'anno, siamo già quasi a oltre 300 iscritti per il tempo che siamo, va tutto bene. Difatti una bellissima piazza Garibaldi, perché quest'anno la benedizione delle Vespe è stata tenuta qua. Sì, piazza Garibaldi è un po' il fiorellino di Rivarolo, proprio il salotto bello, è un anfiteatro dove anche la cassa acustica è armoniosa. E un nostro carissimo socio e componente del direttivo che è nato in questa casa qua, e allora fa: ma perché non la facciamo oltre a piazza San Rocco? Bravo, piazza San Rocco, allora con Don Raffaele, faccio parte anche della compagnia di San Giacomo, allora è stato un attimo a riaprire le porte e far conoscere ai più la nostra parrocchia, è questa. Come è nata l'idea del museo e dell'associazione? L'idea nasce da quando il compianto Renzo Zerbini anni fa mi chiese se avrei avuto il piacere di continuare una strada da lui percorsa. Il suo sogno era di avere un museo, ma che potesse proprio funzionare come un museo. Però non ci è riuscito per vari motivi e allora ci siamo trovati, abbiamo trovato un accordo con Renzo prima che mancasse, e da lì nasce la voglia di valorizzare questo patrimonio che abbiamo. È un patrimonio, la Vespa è un patrimonio del nostro design italiano, e da lì, coinvolgendo anche i miei ragazzi, Paolo e Luca, Paolo presidente dell'associazione della Casa della Vespa, Luca mio figlio il vice, hanno creato, fondato l'associazione che farà poi parte della selezione di Rivarolo. Questo museo si presta a varie cose, chiunque può venire a visitarlo ogni terza domenica del mese, previo appuntamento chiaramente, e poi se le associazioni del territorio o anche i commercianti vogliono fare qualche manifestazione, il museo è libero, è gratuito, non c'è nessun problema. L'importante è che di Vespa se ne parli bene, perché la Vespa unisce, non divide nessuno.